questa festa insieme a Federica e Veronica. Anche se però non so perché, ma mi sento un pochettino osservato. Oh boh, ma darsi che sarà soltanto un'impressione. Andiamo a divertirci. Io sono Vittorio. Lei è? Veronica. Veronica, mi ero dimenticato. Tu invece come ti chiami? Tu laggiù? Federica. Cos'è questa cosa che hai in testa? L'unicornino. Posso prenderlo? L'unicornino. No! Dammi l'unicorno. Federica, dammi l'unicorno. Grazie, no. Adesso che Federica non c'è e siamo soltanto io e Veronica, ti posso dire questa cosa segreta riguardo a Federica. Cioè? Lo sai che prima Federica ha fatto una... Però, no, però aspetta, non glielo devi dire, mi prometti che non glielo dici? Sì, glielo dico. Ok, fai giurin-giurello, perché sennò non ci credo. Okay. Federica non lo deve sapere, Vitto Family. Quindi massimo silenzio, che lei non deve sapere... Ciao Federica! Io stavo parlando con... No, niente, niente, niente. Giuro che io non abbiamo detto nulla su di te. Forse... No, per favore, Federica. No, Federica, ti prego, non fare niente. Allora. No, ti do le caramelle. Sì. No! Federica! Federica, mi hai fatto arrabbiare. Adesso arrivo. Federica? Federica, dove sei? Io e la Vitto Family non ti vogliamo fare assolutamente niente. Vogliamo soltanto festeggiare la festa di fine estate. Bella, per caso hai visto Federica? No, non l'ho vista, Vittoria. Prova a cercare, non so, in qualche stanza. Allora, Vitto Family, la missione del giorno, oltre a festeggiare la festa di fine estate, è quella anche di trovare Federica, che sta nascosta ancora qua in casa. Vitto Family, abbiamo sentito un rumore... No! Bene, Vitto Family, adesso che abbiamo trovato Federica, è arrivato il momento di festeggiare la fine estate! Ah, Federica, Veronica, per favore, la finite di fare tutto questo macello? Io sto cercando un pochettino di rilassarmi, comunque è una festa. Che strana puzza però che sento. Ah, forse sono le mie ascelle. Però non ditelo a nessuno. E basta picchiarmi sopra la testolina. Grazie mille. Grazie che mi state martellando la testa. Ma guardate qua che cosa ho preparato per la festa di fine estate. Le caramelle, zucchi di frutta. E ci sono anche i bicchieri colorati. Allora sceglietevi il bicchiere. Io scelgo questo qua. Voglio quello giallo, il mio colore preferito. Non c'è il bicchiere giallo. Il mio colore preferito, giallo. Non c'è il giallo. Copiamo da questo. Ma sei pazza? Non puoi bere dal palloncino. Vitto Family, glielo dite anche voi. Ma perché Federica è sempre così pazza? Nessuno lo sa. Allora, mi raccomando, però le caramelle vanno mangiate dopo i giochi della festa, quindi non provate a mangiarle prima. Scusate, ecco, volevo farvi questa domanda. Ma che state facendo? Federica, cos'è qua dentro? La maracas. Ah, è una maracas. Meno male, Vitto Family, per un secondo ho pensato che fossero le caramelle. E invece no. No. Fammi vedere. La Veronica. Scusate, non c'erano più caramelle qua dentro? E ne abbiamo mangiate vera. Vera è stata? Vera. Che cosa è stata vera? Ma aspettate un secondo. Vera è una cagnolina, non può arrivare mica sopra al tavolo. Vera. Se non sono stato io e non è stata vera, allora... È stato il nostro mangerino che è venuto di qua e ha mangiato... Federica, cosa diavolo stai dicendo? Tu mi stai nascondendo qualcosa. Ma niente! È venuto da Vera il nostro mangerino che si è messo tutte le caramelle. Abbiamo detto no, siamo male! Cosa numero uno, Federica? Non esiste nessun mostro canterino. Mangerino. Che è il mostro mangerino, è la stessa cosa. Posso vedere cos'hai? Ah, hai una caramella. È una. C'era una caramella. Era la... Cosa? Da dove è caduta questa caramella? Dalla ciotola. No! Cosa? Veronica, ma sei stata tu allora? Federica, eri anche innocente. Lei. Anche lei. Come ce l'ha anche lei? Guarda. Davvero? No. Federica, adesso tu se ne guai fino al collo! Ma perché io? Ah, sei in trappola, adesso vuoi fare... No! Oh no! No! Sapete che vi dico? Allora, la prima persona che raccoglierà tutte le caramelle riceverà un premio! Vediamo chi è che vince! Vediamo chi è che vince! Cos'è la mia foto? Ehi, raccogli, raccogli, raccogli la caramella. Raccogli la caramella e vincerai
una stella. Ragazzi, mi sa proprio che Veronica vincerà questa sfida. Vitto Family, la gara finisce qui e adesso dovremo vedere chi fra Veronica e Federica avrà vinto la sfida delle caramelle. Tutte le caramelle. Abbiamo pesato le caramelle, sono 200 grammi. Adesso tocca a te. Sei no. capace giusto di mettere quelle caramelle là sopra? Prego. Pesa le caramelle. Pure lei 200. 200 uguale. Wow. È un pareggio. Allora è un pareggio. Quindi Vitto Family abbiamo due vincitori. Federica, ciao. Wow, che sorpresa. E Veronica, e il vostro premio indovinate qual è? Una scarpa. Un abbraccio. L'abbraccio è il regalo più importante del mondo, più di ogni oggetto materiale. Ecco, questo dovete capire. Mentre io come premio riceverò tutte le caramelle che avete raccolto, sono mie. Vitto Family, adesso lasceremo le caramelle qui. Fate molta attenzione, c'è qualcosa che non va nell'aria. Ogni tanto sento delle cose strane. Ok, allora io adesso direi di far... Federica, sei tu che hai fatto quel rumore? Come no, Federica? Federica, lo so che sei stata tu a fare quel rumore, vero? Come non sei stata tu a fare quella cosa? Allora chi è stata? Vitto Family, allora abbiamo sentito un rumore e siamo soltanto in tre in casa. Federica, se non sei stata tu a fare quel rumore e nemmeno Veronica. Allora chi è che è stata a fare quella cosa? Un mostro. Perché siamo ancora qui in casa se ci sta un mostro? Aiuto! Ah, no! 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 Manteniamo la calma! Ci andiamo giù! Dobbiamo andare in fondo a questa storia e capire cos'è che ha fatto quel rumore! Ok, Vitto Family, stiamo andando a vedere che cos'è che ha fatto quel rumore strano! Cos'è? Ma io non... Ma sei stata tu a buttare prima la sedia per terra? No! Non sei stata tu? Cosa? Ci sta la sedia per terra? Io non sono stato a mettere la sedia così per terra. Veronica nemmeno. Su Federica ho qualche dubbio. Sei stata tu? Quindi se non siamo stati noi tre, allora è stata Vera! Io non vedo Vera da un bel po' di tempo. Dove è finita? Vera! Vera! Vera, ma sei stata tu a buttare la sedia a terra? No, Vittorio! Ma sono qua per dirti che ho sentito uno strano odore in giro! Che strano odore? Era un odore stranissimo! Sembrava un odore di qualcosa di pulcioso! Vitto Family, non so che cosa sia stato a fare quel rumore, ma la cosa importante è che le caramelle sono sane e salve e possiamo mangiarle adesso. Dai, coraggio, mangiamo le caramelle. Le caramelle non ci sono. Cosa? Le caramelle non ci sono più? Che cos'è? Che cos'è questo messaggio? Ho rubato tutte le vostre caramelle. Muahaha, il lupone cattivone! PS, non cercate sotto i mobili. Non cercate sotto i mobili. Vitto Family, questo significa che il lupo è tornato ed è qua in casa nostra e noi non l'abbiamo visto. Ha detto però non possiamo cercare sotto i mobili, quindi sotto al divano, sotto i tavoli, non possiamo cercare. Come dice giustamente Federica, il lupo è stupidone e ci ha detto di non cercare sotto i mobili. Secondo me saranno sotto i mobili. È un trabocchetto. Lui ha detto di non cercare sotto i mobili e quindi stanno sotto i mobili. Va bene, lupone cattivone. Se è una sfida che cerchi, la sfida avrai. Vinceremo questa sfida e ritroveremo le caramelle, giusto? Andiamo alla ricerca delle caramelle. Vera, hai visto delle caramelle? No. Ha detto di non cercare sotto i mobili, quel furbacchione. Quindi significa cerchiamo sotto i mobili. Cerchiamo bene sotto il letto. No. Guardate là, sotto quei mobili. Sposta. Non c'è niente. C'è un quadro? È un quadro. Un quadro di Londra. Londra. Se io fossi un lupone stupidone, dove avrei nascosto questa stupida lettera? Ma avete provato a controllare nell'armadio? L'ho visto. Dov'è? Eccola. Dove? Oh, grande Ferrari. Ho detto di non cercare qui. Beh, non...
troverete niente nel salone, quindi non andateci. Non troverete niente nel salone? Secondo me è un'altra da bocchetta, andiamo nel salone. E se il lupo ci dice che non dobbiamo cercare nel salone, allora dobbiamo cercare nel salone. Mamma! Sei grande, Veronica! È un altro biglietto. Lo mettiamo io. Mamma lupa, avete trovato anche questo indizio? Beh, il prossimo non lo troverete mai. Ho sete, vado a bere. Vitto Family, stessa scritto che aveva sete vuol dire che si trovava in un posto dove c'era molta molta luce, e quindi vuol dire che stava fuori al balcone, poi si è assetato, dopo è andato in cucina. Andiamo a vedere. Secondo me è dentro una bottiglia. Non lo so, ma qualcosa mi dice. Oh, ho trovato qualcosa. E va bene, sto arrivando. Cosa? Quello arriva. È il lupo. Questo è un messaggio del lupo. Vitto Family, il lupo sta arrivando. Dobbiamo stare attenti perché io ho un pochetto di paura del lupo. Però prima che arriva andiamo a cercare le caramelle. Ma se troviamo il lupo, troviamo anche le caramelle. Andiamo a cercare il lupo.